Manca poco, manca pochissimo alla gara e in questo video ti mostrerò che cosa faccio a pochi giorni dall'Ironman. Per chi non lo sapesse, si tratta della distanza più lunga per quanto riguarda il triathlon. 3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta e una maratona, tutte di fila, per un totale di ore di sforzo che può variare dalle circa 8 ore di un professionista alle 15-16 ore di chi taglia il traguardo entro il tempo limite, comunque eroi. Oltre ad un'adeguata preparazione, però, non tutti sanno che per affrontare al meglio questa sfida occorre preparare tutto nel minimo dettaglio. Per questo, oggi dividerò in tre categorie tutto ciò che è fondamentale fare. Le tre categorie principali che ho scelto sono corpo, attrezzatura e mente. L'allenamento, la preparazione, il proprio corpo sono fondamentali. E forse gli aspetti più necessari e più importanti. Ed è per questo che voglio iniziare proprio con la categoria che ho definito corpo. Come saprete, se avete seguito il canale negli ultimi tempi, a causa di diversi problemi prima e un incidente in bici poi, ahimè, la mia partecipazione all'Ironman di Cervia quest'anno è stata messa in fortissimo dubbio. Nelle ultime due settimane ho fatto tutti gli accertamenti del caso per capire se sarei riuscito, anche se non al 100%, a partecipare alla gara in modo sostenibile, cioè senza rischiare di fare danni al mio corpo. Negli ultimi 10 giorni ho fatto 3 allenamenti dove ho testato la mia condizione, diciamo così, meccanica, in modo da capire se avrei partecipato o no. Ovviamente non potendo spingere troppo sulle lunghe distanze perché sarebbe stato controproducente far fare al corpo troppo sforzo a così pochi giorni dalla gara, ho portato il mio corpo per poco tempo a sostenere un'intensità simile a quella che poi sosterrò in gara. 3 discipline, 3 test, ognuno dei quali concentrato non tanto sulla durata dello sforzo ma sull'intensità, così da non stressare troppo a lungo i muscoli ma stressarli per quel lasso di tempo adatto a capire la mia situazione attuale. Come in gara, ho voluto iniziare proprio con il nuoto. Ho nuotato per 1 chilometro ad un'intensità di poco superiore rispetto a quella della gara. Fastidio, ma ci riesco a nuotare. Facciamo una 20 minuti e vediamo che viene fuori. Wow, 20 minuti, 1200 metri, non ci credo ancora, giornata spettacolare, che dire, un mese che non nuoto, eppure sono riuscito, dai, a muovermi abbastanza bene, braccia stanche, spalla destra infastidita, però niente che mi possa limitare, quindi questo test diciamo che è andato bene. Non sono i 3800 metri dell'Ironman, ma sono 1200 metri, un terzo, fatti bene, sono davvero contento, oggi sarei potuto rimanere in acqua per ore. Ragazzi, forse dalle immagini si vede, ero davvero emozionato. Superato il test in acqua, ho deciso di passare alla seconda fase, testare la bici. E per la bici mi sono messo sui rulli facendo 40 minuti a diverse intensità. E poi sono uscito su un parcheggio per 10 minuti per vedere se la meccanica e le ruote fossero a posto. Devo dirvi la verità, non me la sono sentita di tornare in strada, la paura delle macchine è ancora troppa. Fortuna che in gara le macchine non ci saranno. E per concludere la categoria corpo, sono finalmente tornato a correre. Finalmente torno a correre dopo settimane, sono al 7° cielo. Wow, mi mancava davvero tanto e sto riflettendo ad ogni passo a quanto è bello correre, ma soprattutto alla fortuna che abbiamo di poterlo fare e di stare bene. E mi raccomando, non datela mai per scontato. E anche il test corsa è stato superato. Non al 100% ovviamente, ma sono riuscito a correre senza troppi problemi. Era da un po' che non correvo per così tanto tempo di fila e mi sono trovato il giorno seguente con le gambe cotte e stanche, soprattutto i polpacci. È normale, non si può pretendere di ricominciare dopo 3 settimane a correre come se nulla fosse. Il corpo c'è, il bene più prezioso che abbiamo, il nostro tempio. Ci rendiamo conto della sua importanza solo quando ci troviamo di fronte a problemi o fastidi, altrimenti tendiamo a darlo per scontato. Ecco, non facciamolo. Passiamo ora alla seconda categoria per la preparazione. Il materiale e l'attrezzatura. Bici, scarpe da bici, body, occhialini, muta, orologio, scarpe da corsa,
idratazione e integrazione. Partiamo dal body, pezzo importante del materiale perché sarà con me per tutto il tempo della gara. Questo è il body che ho scelto di usare quest'anno, anche se l'ho testato solamente due volte. Body nuovo, che ahimè ho testato solo una volta sui rulli e per una corsetta, però è super comodo. Quindi sfoggio un body nuovo, ragazzi, me la gioco tutta sull'immagine a questo Ironman. Dopo il body vi faccio vedere la muta. Anche questa è nuova e l'ho sostituita a quella che mi ha accompagnato negli scorsi 5 anni. Questa muta è della Sailfish e nell'unico test che ho fatto mi ci sono trovato benissimo. Speriamo che in gara me la facciano usare. Passiamo ora alle scarpe da corsa. Ero indeciso su tre scarpe che mi sono state inviate da Nike, di cui vi parlerò magari in un prossimo video. Intanto grazie ai ragazzi di Nike. Le Nike Alpha Fly, le Nike Vaporfly Next Percent 2 o altrimenti le Nike Vaporfly Next Percent 1. Alla fine ho scelto le Nike Vaporfly Next Percent 2 perché con l'occasione testerò questo nuovo modello e poi esteticamente si abbinano bene anche al body, meglio di così. Per le scarpe da bici poi ho scelto di utilizzare le Mavic, perfette per il triathlon e che ho sformato anche queste più delle altre. Avevo preso un paio nuovo che volevo provare in questo Ironman, ma non ho avuto modo e tempo di testarle a dovere. Ci sono poi gli occhialini da nuoto. In tanti, in questi mesi di video, mi avete chiesto come mai quelli che indosso solitamente hanno una forma così strana. Questi sono gli occhialini Form Swim e hanno la particolarità che sono smart. Ci si può vedere tramite un display la velocità, il tempo e la distanza. Oltretutto hanno la possibilità di cambiare diversi naselli e non mi danno fastidio sul naso rotto, quindi ottimi per questo Ironman. Passiamo ora ad un'altra parte fondamentale dell'attrezzatura, il mezzo su cui passerò la maggior parte del tempo di gara, la bicicletta. Come avete visto nei video passati, ho già fatto una messa in sella diversi mesi fa e ho avuto la fortuna, se così si può dire, di aver avuto l'incidente con la mia bici da strada e non con la crono. Bici che tra l'altro è distrutta e da buttare via. L'unica cosa che ho aggiunto rispetto a diversi mesi fa su questa bici sono le ruote, che essendo tubeless non hanno la camera d'aria, con cui però sto riscontrando dei problemi di pressione. Speriamo che reggano. Sempre per restare in tema bici, tutti gli accessori che utilizzerò sono questi. Il sistema di idratazione anteriore, che sono riuscito ad incastrare dopo diversi tentativi, e il computerino della Garmin. Ultimo strumento che vi faccio vedere è l'orologio, il mio fidato Garmin 945, compagno di mille avventure che mi accompagnerà anche in questo Ironman. Ultima, ma non meno importante, anzi forse tra le cose fondamentali, è la parte relativa all'integrazione e all'idratazione. Questi sono i gel che utilizzerò, sono della Prozis e fino al mio ultimo test, ormai datato un mese fa, mi ci sono trovato davvero benissimo. Stessa cosa per i sali minerali e le barrette. Ora arriviamo all'ultima categoria, dove una volta che abbiamo preparato il corpo e l'attrezzatura, ci giochiamo tutto. E questa è la mente, è la testa. Su questo aspetto quest'anno mi sento sinceramente un po' carente. Sarà forse la mancanza di allenamento dell'ultimo mese, il non aver fatto nemmeno un combinato, l'aver nuotato in mare solamente una volta per 20 minuti, l'aver testato poco i materiali, non lo so. Allo stesso tempo però mi conosco bene, so che tutto questo svanirà nel momento in cui entrerò in acqua. E poi sono sicuro che la mia mente diventerà la mia più grande alleata. Nel frattempo un escamotage che mi aiuta è quello di studiare il percorso, immaginarmelo, visionare il traguardo mentre attraverso il tappeto rosso e il momento in cui abbraccerò Paola, Iris e le persone a cui voglio bene che saranno lì ad aspettarmi. Non vi nascondo che queste visualizzazioni le faccio da oramai una settimana ogni volta prima di addormentarmi. E così, dopo aver visto queste tre categorie, passiamo alla parte più importante, le aspettative. Ci possono essere parecchie motivazioni che spingono una persona a fare un Ironman. La voglia di mettersi alla prova, voler completare la gara nel minor tempo possibile, dimostrare a se stessi di aver raggiunto un obiettivo prefissato. Chi ha seguito la mia preparazione attraverso tutti i miei scorsi video sa che io ho già partecipato ad altri Ironman che mi tengo costantemente in allenamento per vivere meglio e per poter essere la migliore versione di me stesso.
Questo per me sarà un Ironman un po' diverso dagli altri. E dopo tutto quello che mi è successo, vi confesso che è quello dove sto provando più emozioni in assoluto in questi giorni, prima della gara. Dopo tante valutazioni, immagino oramai l'abbiate capito, alla fine ho deciso di partecipare e sarò ai blocchi di partenza. Anzi, probabilmente quando vedrete questo video sarò nel bel mezzo del percorso con il pettorale numero 1313. 1313 e potete seguirmi andando sul mio profilo Instagram dove metterò il link diretto al tracking della gara. Se all'inizio il mio obiettivo era quello di stare sotto le 10 ore, con il passare del tempo, con il susseguirsi degli eventi, le cose sono cambiate. Per me sarà una vittoria riuscire a raggiungere il traguardo con il sorriso sulle labbra. Sarà una vittoria condividere con chi di voi ci sarà questa bellissima giornata e magari riuscire a fare due chiacchiere di persona. Che resti tra noi. Mi piacerebbe restare sotto le 12 ore, ma non lo diciamo troppo forte. E allora fatemi un in bocca al lupo perché ne avrò bisogno. E noi ci vediamo a Cervia.